Mi sentite adesso? Adesso sì. Sì. Allora, Sì. Matteo Gherghetta, Sì. presidente del comitato ANVGD di Milano, nostro presidente, per piacere se vuoi salutare i presenti online e i presenti alla conferenza, i nostri relatori. Sì, sono Matteo Gherghetta, mi presento per chi non mi conosce, grazie Anna Maria per il passaggio della parola. Ringrazio davvero i nostri ospiti, che sono ospiti molto molto importanti. In particolare comincio, anche se non è poi, molto corretto, ma comincio dal professor Guido Rumici, che è un ospite molto importante, che devo dire la verità, da parte mia è tantissimi anni che ho letto libri suoi e soprattutto poi quotidianamente vedo i suoi cenni storici, che per noi sono molto molto importanti, e per questo Grazie. ringrazio per tutto. Ma questo prodotto, questo risultato per noi è il pane quotidiano, soprattutto in questo periodo, e per cui mi fa piacere di conoscerla direttamente così via video, e speriamo presto di incontrarci di persona, di poterlo ringraziare di persona. Un saluto particolare di benvenuto davvero a Maria Grazia Ziberna, che è un cognome famoso, che ho il piacere e l'onore di conoscere anche Rodolfo, ma a te, che siamo colleghi, cara Maria Grazia, tu Gorizia, io Milano, ti do il benvenuto in questo contatto televisivo, chiamiamolo all'antica, televisivo, che permette di creare senz'altro amicizia, collaborazione e cose molto molto positive. Ecco, Grazie mille, grazie. niente, a questo punto devo davvero ringraziare l'Anna Maria e Claudio Fragiacomo per tutto il loro lavoro che hanno alle spalle per portare questo risultato davanti, e passo la parola di nuovo all'Anna Maria. Grazie a voi. Grazie Matteo, grazie. Grazie Matteo, grazie per le parole. Grazie tante. Allora, passiamo la parola alla professoressa Ziberna, Maria Grazia. Tu ci devi parlare di un progetto importante che stai preparando. Grazie. Certamente. Buonasera a tutti. Grazie per avermi invitato, Anna Maria e Claudio, il bravissimo Claudio, il tecnico. Ecco, siamo qui insieme, stiamo registrando anche per inserire più tardi poi su YouTube, perché Anna Maria Crasti, lo devo dire per chi mi seguirà da Gorizia, non soltanto quindi i soci della NVGD, perché partecipiamo a un progetto che è stato preparato anche per le scuole di Gorizia e per questo non posso dare scontato nulla naturalmente, no? Anna Maria Crasti, mi rivolgo ai colleghi e ai ragazzi che più tardi ci ascolteranno un giorno, è vicepresidente del Comitato NVGD di Milano, nonché anche pure dell'Associazione Italiani di Pola Istria, libero comune di Pola in esilio. Avete già visto anche Matteo Gherghetta, che è presidente della NVGD di Milano. Oggi siamo qui per ascoltare non tanto me, naturalmente, ma lo storico, lo scrittore Guido Rumici, tra l'altro anche mio collega, nel senso che è un professore delle scuole superiori. E io sono presidente, come hanno già detto gentilmente, della NVGD di Gorizia e felicemente pensionata da un anno, ma ho insegnato per 42 anni lettere. Ed eccoci. Allora, noi abbiamo aderito già da diversi anni, lo facciamo, ad un progetto, lo vedete, della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il progetto, eccolo, è i giovani sulle tracce della memoria, conoscere per ricordare la storia del confine orientale. Questo progetto naturalmente è stato, diciamo, sponsorizzato inizialmente, organizzato dal Comune di Gorizia con la Prefettura di Gorizia, la UIL Scuola e l'IRASE di Gorizia. Ed ecco Guido Rumici. Guido, di cui oggi parliamo, perché in particolare ci presenterà la quadrilogia, no? I quattro volumi di Chiudere il cerchio, ma vediamoli più nel dettaglio. Ecco le prime due copertine. Chiudere il cerchio, Memorie Giuliano Dalmate, primo volume, dall'inizio del Novecento al secondo conflitto mondiale, a cura di Olinto Miletta Matthews e Guido Rumici. Poi il secondo volume, sempre gli stessi autori, Il secondo conflitto mondiale. Successivamente il terzo volume, L'immediato dopoguerra, e il quarto volume, Il lungo dopoguerra.
Devo dire due parole anche su Olinto Mileta Matiuz, che è nato a Pola, è un autore di diversi saggi, anche di demografia sulle popolazioni dell'Istria, di Fiume, di Zara, della Dalmazia, nonché di diverse pubblicazioni sulla quantificazione, no, del numero dell'esodo del secondo conflitto mondiale. L'ultimo suo lavoro, il premio Tanzella 2010, riguarda la storia demografica di Pola fino ai giorni nostri, presentata tra l'altro a puntate sull'Arena di Pola, che è il periodico, diciamo, collegato al Libero Comune di Pola in esilio. È già stato pubblicato al Centro Storiche di Ricerche Storiche di Rovigno. Pardon, naturalmente ho dovuto leggere. Bene, ho una delle opere che io preferisco di Guido, le ho lette praticamente tutte, In Foibati, dell'editrice Mursia, che ha avuto il premio Zanzella nel 2007. Ma lui è uno scrittore prolifico a dir poco. Non posso leggere tutti i nomi, naturalmente, voglio dire i titoli, no, delle sue pubblicazioni, così: Esuli a Grado, Fratelli d'Istria, Italiani divisi, poi quel molto importante, ma aveva una bassa risoluzione, Guido, della copertina, perciò è così piccolina, Istria, Quarnero, Dalmazia, un testo fondamentale, scritto insieme a Cuzzi e a Roberto Spazzali. Storie di deportazioni da Pola a Dignano. La scuola italiana in Istria, gli italiani d'Istria da maggioranza a minoranza, economia e storia di un popolo, molto interessante, ottimo il taglio che hai dato. Tu tappati le orecchie, Guido, parlerò bene di te, ma tu fai finta di non esserci. L'esodo di Giuliano Dalmati. Ah, scusate, il premio Tanzella, no? La scuola italiana aveva ottenuto. Non li leggo tutti, è soltanto per avere una panoramica generale di non tutte le pubblicazioni, ma della maggior parte. Poi c'è Mosaico Dalmata e vediamo Guido nel 2012 a Senigallia accanto ad Ottavio Missoni al raduno nazionale dei Dalmati. Molto importante anche questa dispensa, molto agile, una pubblicazione facilmente fruibile anche nelle scuole, anzi è stato distribuito grazie anche al MIUR, al Ministero, no? Dell'istruzione, della ricerca, che oggi è solo Ministero dell'Istruzione, in centinaia e centinaia di istituti scolastici italiani. Il confine orientale, una breve sintesi storica, breve ma molto importante, molto utile. Avendo questo come base, è stata prodotta tutta una serie di pannelli, poi presentati, come vedete, tra il 5 e l'8 febbraio, per fortuna l'anno prima del Covid, cioè qualche momento prima, ecco, del Covid, nel 2019 al Parlamento europeo a Bruxelles, un evento molto prestigioso, come potete immaginare, e aveva come titolo: Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente. L'esilio di Giuliano Dalmati alla fine del secondo conflitto mondiale. Ospitato da Elisabetta Gardini all'epoca e naturalmente organizzato dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Ecco alcune immagini, no? Cioè io ho avuto la fortuna di essere stata invitata, ero presente. Vedete i corridoi di un'ala, naturalmente molto grande, chi l'ha visto, no? È enorme, ci si perde, ti danno una piantina all'inizio per non perderti, giustamente. Quindi ecco un po' l'infilata delle immagini del corridoio di Bruxelles. Maria Grazia, un Momento. momento. Maria Prego, Grazia, un dimmi. momento. Maria Grazia, devi condividere le immagini perché non appaiono, eh? Perché no? Fino a dove hai visto tu? Niente, niente. Orrore delle mie pupille. Aspetta che riprovo. Esco e ritorno. Moment, just a Bene. moment. Allora, io stavo condividendo momento per momento, in teoria, no? Infatti noi speravamo che apparisse, invece non appare. Ma chissà perché. Allora, Non questa appare. riunione è già registrata. Non mi lascia neanche. Ah, ok. Perché no? Adesso riprovo. Riprovo, riprovo. Non è tanto complicato, non è niente, voglio dire. Io avevo fermo su condivisione. Ecco, adesso si vedono. Ok. Adesso si vedono. Sì? Sì. Sì. Aspetta un attimo. E pronti? Zac, zac. Fino a dove avete visto? Questo sì? Questo adesso vediamo questo come prima Come prima immagine. immagine.
Ah, ok. Ma cioè, voi potete interrompermi in qualsiasi momento, no? Naturalmente dicendolo all'inizio, ok, ma non importa. Voi avete già sentito tutto? E quindi la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, questo era il progetto I Giovani sulle tracce della memoria, conoscere per ricordare storie del confine orientale. Ho già parlato di chi lo sponsorizza ed ecco a voi Guido Rumici. Va bene così che lo riprendo? Ok, in rapido? Non si Mi vede, è sentite? l'immagine ferma su Vergarolla. Devi cambiare Devi immagine. Ma cambiare perché? immagine. E non lo so. Va Eccolo, bene. Ma io adesso si vede il adesso si professor vede. Rumici. Ah, e quindi praticamente io non posso fare, Adesso si non vedono posso. i libri, E così lo vedi o no? chiudere il Così lo cerchio, vedi? si vede. Adesso Sì, sì, lo vedi? glielo dico, glielo dico. Adesso? Adesso l'immagine è sempre ferma sul professor Rumici e chiudere il cerchio. Ok. Che Ecco, ci adesso posso si fare? vedono. Adesso Fai cambiare. Ok, voglio dire, sì, va bene. adesso è cambiato. Praticamente non posso fare, io ho fatto tutte le transizioni naturalmente, ma se vi degnate, questo si vedrà perché non posso far vedere altro. Oppure posso trasformare un attimo in PowerPoint, in PDF. Si fa 30 secondi. Faccio? Faccio. Dai, dai, dai. Ciò è necessario. È necessario perché l'avevo preparato. Ma sto condividendo lo schermo ugualmente? No, spero, Sì, sì. adesso si vedono i tuoi Oh, ma lavori. non c'è niente di male. Non c'è nulla di Adesso si male. vede chiudere il Ok. cerchio. Eccolo, vedete o no? Chiudere il cerchio, memoria Giuliano Dalmite, chiudere il cerchio, volume 1, l'altro volume. Ok. Va buono, bisogna aver pazienza. Anche voi, poveri. Allora, un attimo che riprendo, la tolgo e ricomincio con un altro sistema. Ecco, adesso ci siamo nei quattro, d'accordo? Zacchete, Bene. questo è PowerPoint. Quindi, pardon, non ci sono le immagini, non ci sono le transizioni, ma va avanti, vero? Ditemi di sì. Ok, Va avanti, sì, va avanti. va bene. Quindi sono i titoli. Chiedo scusa, cioè, ma in realtà io ho preparato tutte le transizioni col PowerPoint. Chi se ne intende sa di cosa parlo. Va bene. Quindi questo è un semplice PDF, ma comunque è sicuro, ovviamente, e va avanti con facilità. Chiudere il cerchio, vi dicevo, i quattro volumi. Poi ho fatto vedere in foibatti, ovviamente l'immagine con premio Tanzella del 2007. Vi manderò eventualmente il PDF se avete piacere di metterlo da parte, no? Questi sono alcuni dei libri di Guido, magari lo rimpicciolisco perché zacchete, zacchete. Ecco, a posto. Altri titoli che vi ho nominato prima, La scuola italiana in Istria, Italiani d'Istria, L'esodo dei Giuliani Dalmati. Poi tutta questa immagine la vedete, no? Con tanti tanti titoli di Guido. Poi ho fatto vedere a Senigallia l'immagine. Guido, ti vedi? Sì, benissimo. Ok, Guido a Senigallia con Missoni, la Ontario. commissione. Poi vi parlavo di questa dispensa sul confine orientale. Poi la mostra tra il 5 e l'8 febbraio nel Parlamento europeo di Bruxelles. Tu lascerai ogni cosa di Letta più caramente. Ed ecco, stavo qui, no? Mi ero soffermata. Vedete le immagini della mostra nei grandi corridoi di Bruxelles, molto spazioso, grazie a Dio, molto spazioso. Ecco, Vergarolla anche qui, no? Vedete in primo piano, poi le foibe e l'immagine della povera Norma Cossetto. Questa è un'immagine, una foto del 5 febbraio, l'inaugurazione della mostra a Bruxelles. Voi vedete Piero Mauro Zanini accanto a Davide Rossi e a mio fratello Rodolfo Ziberna, di spalle l'onorevole, no? Ecco. E poi qui, sempre del 5 febbraio, l'inaugurazione della mostra, io sono con la giacca rossa, e sulla destra vedete le dispense di Guido, dispensate, tra virgolette, diffuse, distribuite tra chiunque passasse, ovviamente erano tutte persone che frequentavano normalmente il Parlamento.
ecco una foto di Davide Rossi estrema sinistra, Pier Mauro Zanini e mio fratello mentre fanno una parte della conferenza. Ricordiamo a questo punto Davide Sassoli, che non quell'anno ma l'anno scorso aveva detto questo: chi come noi difende i valori della pace, della giustizia e libertà, al dovere di rendere onore alle vittime di questa tragedia. E anche la Presidente quest'anno lo ha ricordato, Sassoli e le foibe. Una piccola sorpresa per, diciamo, sto concludendo naturalmente, in onore di Anna Maria. Allora, siccome appunto mi rivolgo a persone, anche un pubblico più eterogeneo, no? Del solito, che magari non sa giustamente dove si trovano le città di cui poi parleremo, no? Ho inserito una cartina geografica, tra le altre cose ho fatto vedere dove si trova, in realtà si è spostata, il cerchietto azzurro, Orsera si trova qua sotto, Pola qui, perché Anna Maria è originaria di Orsera. E mio padre di Pola e mia madre di Albona, e così vi ho fatto vedere, di parlo per i ragazzi soprattutto. E un piccolo omaggio ad Anna Maria, ti piace? Che meraviglia, grazie a te di tutto, splendore, non ci si può non innamorare di Orsera. Guardate ragazzi dall'altra parte, un incanto. Questo incanto si trova vicinissimo al Canal di Leme, no? Sì. Naturalmente. Ed ecco un'immagine classica, no, del Canal di Leme. Ora, prometto, ho finito. Un attimo, devo interrompere. Devo interrompere la condivisione, però insomma, ok. Grazie della pazienza. La prossima volta, quando ci capiterà, tranquillamente interrompetemi per dirmi che non si vedono le immagini, perché io avevo ovviamente anche le transizioni, i movimenti, le animazioni. Grazie. Grazie, cara. Grazie. Volevo dire che in un altro paradiso è nato anche Matteo Gherghetta, che è Fontane. Siamo legati lì vicini da quegli isolotti, dai scoi, dagli isolotti davanti, che vanno giù. Insomma, siamo nati in un paese meraviglioso, questo è poco ma sicuro. Iniziamo. Ti ringrazio, scusa Anna Maria, per aver ricordato Fontane, che è a 2 chilometri da Orsera, e quando sono nato io faceva parte del comune di Orsera. Esatto. Cioè Fontana, il paese dove sono nato io, era una frazione di Orsera. Ecco. Grazie, per cui parlando di Orsera sono direttamente coinvolto anch'io. Ecco. Grazie. Allora, passiamo al professor Rumici. Professore, allora, buonasera Manuela, buonasera. Buonasera intanto a tutti e grazie per le parole di stima di tutti quanti voi. Ed eccomi qua. Bene, allora. Cominciamo a parlare di Chiudere il cerchio, volume 1. Questa sera noi parleremo del primo volume. Esatto, questo è il primo volume di una collana di 4 volumi usciti in questi ultimi anni a cura della NRGD di Gorizia e della Mailing List Istria, due sodalizi che perseguono il medesimo scopo, quello di diffondere la cultura, la storia, delle liste, del fiume, della Dalmazia, ad un pubblico più ampio possibile, e quindi con tutta una serie di pubblicazioni atte a far conoscere quelle vicende che hanno interessato questa parte del confine orientale d'Italia. Con l'anno nel 2008 e si è conclusa praticamente alcuni anni fa, e dopo il 4° volume, è una collana che è nata soprattutto per cercare di colmare una grande lacuna che la storiografia non è riuscita a spiegare. I documenti vanno benissimo, i documenti di archivio, quello che già conosciamo è già, come dire, una buona base di partenza per chi vuole studiare gli argomenti dei confini orientali d'Italia. Ma secondo me, secondo noi, mancava un qualcosa, un prodotto cartaceo che potesse raccontare il clima in cui quegli eventi si sono succeduti. E il clima lo si racconta soprattutto ascoltando le testimonianze, le fonti orali di chi ha vissuto quell'epoca. Ovviamente non vi nascondo che questo presenta dei problemi, perché i documenti sono un qualcosa, diciamo, di fissato sulla carta e quindi che riesce abbastanza a essere datato e contestualizzato,
Viceversa, le fonti orali spesso risentono del tempo passato da quando uno ha vissuto un certo episodio e da quando lo racconta. Mi spiego meglio. Se uno ha avuto in tenera età, in giovinezza, un episodio che lo ha colpito particolarmente, dopo 60 anni lo racconta, ma alla luce anche di quello che ha vissuto dopo quell'episodio, alla luce delle sue convinzioni politiche, sociali, come si è formato il pensiero durante un'intera vita. Quindi chiaramente vanno un po' prese con le pinze le testimonianze, ma sono comunque una buona base di partenza per raccontare un fatto storico, un episodio che ci interessa. E attenzione però, nella scelta dei testimoni bisogna essere molto oculati, capire cioè chi è che è abbastanza attinente alla realtà da chi magari certe volte tende a elaborare un po' troppo quello che ha vissuto. E qua sta lo storico cercare di capire, di discernere quello che è interessante da quello che è magari un po' elaborato, ecco. Questo è un po' faticoso, chiaramente. Certo. E, so che prima c'era la domanda sulla Genesi, quindi appunto la Genesi è questa praticamente. Esatto, cercare esatto. Di colmare la lacuna che i documenti presentano. Spesso i documenti non danno, cioè, il quadro completo di un fatto storico. Bene. E invece adesso ci parli, ha accennato le testimonianze, ma i suoi collaboratori chi sono stati? Quante sono state le testimonianze, per esempio? Perché anche quello è interessante. Sì, diciamo intanto che con il mio socio Olinto Mileta ci siamo conosciuti abbastanza tardi, nel 2006-2007 più o meno, e abbiamo così parlato di queste testimonianze. Abbiamo visto che ambedue eravamo interessati a cercare di raccogliere e raccontare la storia, dando spazio a tutte le voci, cioè sia chi è andato via, sia chi è rimasto ad abitare sotto Tito, quindi nell'ex Jugoslavia comunista. E da questo confronto tra le due metà di un popolo diviso, chi è partito, chi è rimasto, è interessante vedere come la sofferenza è un dato di fatto comune. E cioè, chiunque abbia vissuto quegli anni ha sofferto per il fatto o di andare via da casa sua, e questo chiaramente è un trauma non da poco, ma anche chi è rimasto ed è rimasto solo in mezzo a un deserto di case vuote, chiaramente ha avuto i suoi problemi. Problemi chiaramente di trovarsi a suo agio con i nuovi venuti che parlavano un'altra lingua. Perché non dimentichiamoci che se gli esuli sono andati via dall'Istria, sulla Dalmazia, al loro posto è giunta gente che veniva dal sud della penisola balcanica, dalla Macedonia, dal Kosovo, dalla Vojvodina, dalla Croazia stessa, o dalla Bosnia-Herzegovina, che poco aveva, come dire, da legare all'inizio con gli istriani fiumani rimasti a casa loro. Quindi fu sicuramente un trauma molto grosso, sia per chi andò via e che per chi rimase. Detto questo, nel corso degli anni io ho intervistato circa 3.000 persone almeno, almeno 3.000. Però, chiaramente, dovendo poi fare una scelta, in questi 4 volumi in tutto abbiamo messo dentro 309 testimonianze. 309. È un numero comunque imponente, perché se pensiamo che Giulio Bedeschi, nei suoi lavori sul fronte italiano, neanche lui pubblicate 200-300. Quindi un grande lavoro di sintesi da parte mia per riuscire a stringere il campo da 3.000 testimonianze a 300, che sono quelle poi pubblicate. E la scelta è avvenuta soprattutto dal punto di vista cronologico, perché i 4 volumi hanno ognuno una scansione temporale. Il primo volume parla degli anni dall'inizio del Novecento fino al 1940 circa, inizio del secondo conflitto mondiale. Gli altri sono poi successivi, ma di quelli mai parleremo in un'altra occasione. Certo. Quindi 309 testimonianze diluite nel tempo e con l'intento anche di dare spazio a tutte le realtà geografiche. Quindi non soltanto la parte dell'Istria ben conosciuta da tutti, ma anche, come dire, Fiume è ovvio, anche a Dalmazia, quella meno conosciuta. Ecco, non sempre si parla, non so, di Ragusa, di Spalato, di cittadine dalmate, delle quali chiaramente pochi sono stati gli esuli in rapporto agli esuli chiaramente dell'Istria, di Fiume, che sono molto più numerosi. E quindi la scelta si è basata sul fatto di dare un quadro più ampio possibile di questo fenomeno. Bene. E allora anche adesso un attimo ci accenni agli argomenti che tratta, agli ambienti, a quello che è più interessante secondo lei, o quello che è stato più interessante.
Ma anche qui, specialmente nel primo volume, abbiamo cercato di dare un po' di luce su alcuni episodi che sono un po' conosciuti dal grande pubblico, ovviamente, ma anche dagli stessi esuli. Veramente anche gli esuli hanno una visione molto completa della loro zona, del loro paese, dell'Istria, per esempio. Ma non tutti conoscevano alcuni episodi avvenuti in Istria, in Fiume, in Dalmazia, prima, e cioè negli anni del primo conflitto mondiale, o negli anni 20, anni 30, ecco. E attenzione, spesso sono molto utili per capire quello che è venuto dopo. Ecco, dal punto di vista storico, secondo me, è sempre importante dire che la storia è un insieme di tanti anelli concatenati un con l'altro. E per spiegare gli ultimi anelli, spesso è fondamentale partire da prima, da molto prima, dall'Ottocento anche addirittura. E questo non l'abbiamo fatto in questo libro. Qua ci limitiamo ad alcuni episodi del primo conflitto mondiale. E allora di questi episodi voglio citarne intanto due importanti. Cioè il primo avvenuto nel febbraio del 18, durante quindi lo stesso primo conflitto mondiale, quando a Cattaro, la base principale militare della marina militare austro-ungarica, avviene una rivolta a parte degli equipaggi di alcune navi militari. E rivolta che ha parecchi connotati. Sicuramente influivano le notizie che giungevano dalla Russia, no? dalle varie rivoluzioni russa, ma si univano in questo episodio sia problematiche di tipo nazionale da problemi anche di tipo sociale. Sociale mi riferisco al fatto che una parte dei marinai aveva fame, per esempio, perché non dimentichiamoci che l'Austria-Ungheria perse anche perché nell'ultimo anno era talmente mal ridotta dal punto di vista logistico che mancavano i viveri, mancava il cibo agli stessi soldati in prima linea. Quindi chiaramente fu un episodio fondamentale per capire poi come è andata a finire male l'Austria-Ungheria. E accanto ai marinai avevano fame. In aggiunta a questo c'era da dire che c'erano molti marinai, Veneto Dalmati, che chiaramente parteggiavano per l'Italia. E quindi chiaramente avevo interesse a sabotare la marina austro-ungarica. Pochi, ma interessanti. Anche molti marinai boemi, quindi cechi, slovacchi, anche loro interessati a dare contro all'autorità austro-ungarica, per motivi di nazionalità, chiaramente. Quindi questo episodio sicuramente è un episodio che va raccontato. E nel volume abbiamo la testimonianza del nipote di uno dei principali capi della rivolta, Antonio Grabar, il Parenzo, quindi il Parentino, il quale fu uno dei quattro capi leggendari della rivolta. Poi alla fine la rivolta va a finire male, devono arrendersi, e i congiurati vengono catturati, processati e vengono fucilati in buona parte. Antonio Grabar, il Parenzo, sarà fucilato nei mesi successivi. E appunto la storia del nipote racconta questo episodio. Potremmo anzi magari ascoltare alcune pagine, qualche pezzo, così per dare un'idea anche al pubblico di cosa si tratta di questo episodio del 18 a Cattaro. Episodio bellissimo. Allora, sì, un attimo. Andiamo? Sì. Allora, scusi, lei signore si chiama Grabar? Forse conosce un Antonio Grabar che stava sulla San Georg? Nonno Checco seppe così della fine di suo fratello Tony, un simpatico scavezzacollo immischiato a Parenzo coi movimenti mazziniani del fascio giovanile repubblicano, animato e sostenuto da Pio Riego Gambini. Antonio Grabar, signor mio, il logà fusilao, proprio giù a Cattaro, in dove che l'aveva comandata la rivolta. Me lo gadito un marinaio di quella nave in navigazione. Un colpo mortale per nonno Checco, che non se ne capacitava. Avrebbe conosciuta l'intera vicenda solo più tardi, quando ebbe tra le mani la copia del processo sommario dell'imperial regio giudizio di guerra di Cattaro.
processo intentato contro suo fratello ed altri capi della rivolta dal 7 al 10 febbraio 1918, con sentenza confermata della pena di morte mediante fucilazione a Castelnuovo nella baia di Topla. Dopo essersi scavato con le mani la fossa, Barbatoni venne fucilato per primo, rifiutando la benda davanti al plotone d'esecuzione, fiero ed impettito, sprezzante come lo era stato in vita, guardando negli occhi i soldati che gli puntavano contro i fucili, convinto di aver operato con quella fede che trascende uomini ed eventi. Un volto maschio, davvero ribelle, coi baffi a manubrio ed i capelli all'umberta, il cravattone nero dei repubblicani e la dedica che ancora ricordo: Parenzo ricorda ai posteri che Antonio Garabar, ribelle all'iniqua casa degli Asburgo, fu spento a Cattaro, fucilato dagli austriaci, martire di una grande idea, 12 febbraio 1918. Eccoci. Questo appunto era l'episodio raccontato dal nipote, Mario Grabber. Ecco, è interessante perché negli anni successivi, anni 20, anni 30, su questo episodio, diciamo, si ricamò molto, nel senso che da parte italiana vennero fatti passare come dei irredentisti che volevano l'Italia, quindi volevano sabotare la marina austro-ungarica. Oltre confine, invece, nella nuova Jugoslavia, che era nata dopo il primo conflitto mondiale, a loro volta anche loro usarono questi marinai come eroi di una nuova Jugoslavia che stava nascendo. Però, se andiamo a vedere, Antonio Grabar era di Parenzo, poi c'erano altri due che non erano, come dire, slavi, quindi chiaramente era un po' un tentativo di appropriarsi di un eroismo che non è quello che volevano loro in quel momento. Però l'episodio va conosciuto ed è interessante. Un altro episodio che vorrei farvi mettere così attenzione è un racconto di Piero Cordignano. Eccolo. Che parla di Spalato negli anni 20. Ecco, Spalato, prima dicevo che è poco conosciuta la storia, Spalato dopo il primo conflitto mondiale non passò all'Italia, passò alla nuova Jugoslavia, anzi prima al regno di Serbi, Sloveni e Croati e poi alla nuova Jugoslavia della monarchia dei Karađorđić. A Spalato viveva una forte comunità italiana che in buona parte abbandonò la Dalmazia, quindi andavano via da Spalato negli anni, primi anni 20, tra il 20 e il 21 in buona parte, seguendo il nostro esercito man mano che cedeva il territorio, la sovranità alla nuova Jugoslavia. E lo stesso avvenne anche a Sebenico, a Ragusa, a Trau, a Lesina, per citare delle città nelle quali era ben presente la nostra comunità italiana. A Spalato quindi italiani partirono in buona parte dopo il 20, al punto che negli anni successivi ce n'erano pochissimi, poche centinaia, ecco, ma rispetto a prima molti di meno. Uno di questi che rimase lì era appunto la famiglia di Cordignano, il padre del testimone che io ho intervistato, racconta di questo lento declino della nostra comunità italiana a Spalato, e racconta di come anche le scuole italiane vennero chiuse. E questo va detto anche per far capire come in quell'Europa degli anni 20 e anni 30 c'era pochissima attenzione per le minoranze nazionali viventi all'interno di un altro Stato. E noi sappiamo che l'Italia, per esempio l'Italia fascista, cosa fece? Chiuse le scuole slovene e croate nella Venezia Giulia. Questo è un fatto molto conosciuto e deprecabile. Ma va detto che anche oltre confine avvenne lo stesso contro la minoranza italiana in Dalmazia. Quindi vennero chiuse le scuole italiane anche in Dalmazia, oltre che chiaramente quelle slovene, croate, in Istria. E lo stesso avveniva anche in Francia, in altri paesi europei, no? Appunto, le minoranze erano viste come un intrigo, una cosa che dava fastidio perché toglieva qualcosa alla semplificazione di un paese, che doveva essere più possibile monolinguistico.
Ecco, allora, se è possibile, ascolterei anche su Sparato anni 20 qualche episodio, allora, qualche racconto, se si può. Allora, parliamo particolarmente, cari a mio padre, erano i ricordi delle lunghe notti sotto le coperte mentre fuori dalla finestra ben chiusa la bora componeva straordinarie ed insolite melodie, giocando tra le colonnine, salendo le scale e gorgheggiando sotto la punta del campanile di San Doimo. Nel torpore del letto, i primi sogni del dormiveglia venivano cullati coi sibili, coi canti, armonicamente creati dall'incontro della bora con il campanile. I soffi della bora forse accompagnavano i ricordi delle avventure quotidiane o degli ultimi mesi, i progetti per il futuro, oppure gli riportavano alla mente gli stessi inni intonati al gabinetto di lettura. La mattina però tornava alla cruda realtà dinamica quando a risveglio doveva riprendere contatto con il freddo e lavarsi prima di andare al Regio Liceo Jugoslavo, la scuola che mio padre frequentava. Le scuole italiane non esistevano più a Spalato. L'unico centro di aggregazione per gli italiani era il gabinetto di lettura, inaugurato nel 1861 dal podestà Mirabile Baiamonti, morto quasi nullatenente per aver impiegato praticamente tutte le sue sostanze nel rimodernamento e ornamento della città. Il gabinetto di lettura rappresentava il centro delle attività per gli italiani che ancora erano rimasti a Spalato dopo la guerra. Lì mio padre fu bibliotecario, lì si festeggiavano le ricorrenze patriottiche, nonché festività nazionale, con danze e rinfreschi, e lì avevano luogo le recite filodrammatiche, e ad alcune delle quali pure mio padre prese parte. Tutto all'epoca era curato dal senatore Ildebrando Tacconi, che dopo la Seconda Guerra Mondiale divenne l'animatore della rivista Dalmatica e dell'Associazione Nazionale Dalmata di Roma. Questo è un piccolo riassunto di quello che è quello che lei ha già detto, di cui lei ha già parlato, professor Lumici, di questa Spalato degli anni venti, oramai completamente abitata pochissimo dagli italiani rimasti a Spalato quella volta. Ecco, io colgo l'occasione per far notare a chi ci sta seguendo una cosa interessante, cioè in questi anni noi italiani abbiamo scoperto moltissimi anniversari di fatti storici importanti, e stranamente è un po' andato nel dimenticatoio il fatto che nel 1921 e 22, quindi 100 anni fa, ci fu questo grande esodo degli italiani dalla Dalmazia. E voglio ricordare Sebenico, di cui spesso non si parla, anzi non si parla mai, che gli italiani di Sebenico ebbero l'ordine, il consiglio, di partire con una nave che venne messa a disposizione dal nostro governo, e tra una notte e giorno, in poche ore, partire quasi tutti quanti tranne Sebenico, quasi 900 persone, un numero impressionante per una cittadina piccola all'epoca. E altro episodio che volevo ricordare è un altro piccolo esodo che riguardò anche gli italiani dell'interno della Dalmazia, all'interno quello cioè montanaro, di cui si parla ancora meno. C'è una testimonianza del professor Giuseppe Bugatto che ricorda i suoi antenati che appunto lasciarono la Kraina, le città di Tenin, Knin e di Dernis, in quegli anni appunto. E anche qua è una cosa che andrebbe appunto ricordata, fatta conoscere al pubblico che ci sta seguendo. Ma torniamo agli episodi che più così forse mettono in rilievo il libro stesso. Ecco, un altro episodio, un altro racconto, è ambientato a Capodistria nel 1925, ed ha come protagonista Aldo Cherini. Aldo Cherini, una persona, Cherini con la I finale, che è veramente un grande, grande personaggio, e ha lasciato moltissimi libri, moltissime pubblicazioni, moltissimi disegni di quegli anni,
ed è un ottimo narratore di quello che è avvenuto in quel periodo. Capodistria, non dimentichiamoci, spesso viene un po' trascurata dal punto di vista culturale, ma una volta era definita l'Atene dell'Istria, in quanto era il principale centro culturale dell'Istria. Poi nel tempo decadde a favore di centri ben più grossi, per esempio. Per moltissimo tempo Capodistria fu veramente il fulcro della cultura istriana. E Cherini ne fa appunto, racconta alcune cose di quegli anni. E allora io approfitto della presenza sempre di Anna Maria per farci sentire qualcosa di Aldo Cherini. Aldo grazie. Cherini. Allora, l'estate del 1925 ha rappresentato per Capodistria il momento di una notevole ripresa economica e sociale. Dopo i grandi mutamenti determinati dalla guerra, dopo gli alti e bassi conseguenti alla crisi del nuovo aspetto politico. La diplomazia internazionale andava chiudendo le vecchie partite e ne apriva di nuove, sicché permaneva un certo clima di inquietudine e dai giornali non erano spariti i titoloni di prima pagina. La pace non era completa e si sparava alla frontiera greco-bulgara o sulle montagne del Rif marocchino, dove le gesta del ribelle Abd el-Krim erano diventate leggende. L'Italia era alle prese con la pacificazione della Libia e con la questione di Jurabab. La radio trasmetteva a punto e linetta e per il resto era un aggeggio gracchiante e sibilante. Il cinematografo stava uscendo dalla sua prima gioventù ed era impegnato a creare i primi spettacoli colossal tipo Quo Vadis e Cabiria. La passione per il ballo rompeva ogni argine e i nuovi ritmi di importazione americana esplodevano nelle sale da ballo soppiantando i languori del valzer col charleston, one step e col foxtrot. Ma la rivoluzione più appariscente avveniva nell'abbigliamento femminile e per la prima volta quell'estate del 1925 la gonna saliva al di sopra delle ginocchia. Bene. Dai, vai. Vada, professore. Sì, quale altro episodio vi aveva colpito come... Di Capodistria, beh, ce ne sono un'infinità. Per esempio, si mette in evidenza la cattura del brigante Kolarić. A casa mia il brigante Kolarić se ne parlava come? E se ne parlava sempre ancora con grande paura. Ecco, per esempio questo avvenimento, ma ce ne sono tanti. I ragazzi che andavano a scuola avevano la possibilità di una completa educazione grazie a un numeroso corpo di insegnanti preparati, seri e generosi. Le feste scolastiche erano molto curate, quale punto d'incontro non occasionale con le autorità e la cittadinanza. Grande richiamo esercitavano le attività e le gare sportive. Il campo di calcio, che da una palude viene bonificato, ma che veniva asciugato buttandoci sopra della polvere di carbone, per esempio. Oppure, e le partite che accendevano non di rado animosità tra i tifosi e contrasti che si trasformavano magari in partite a pugni, come in occasione di un incontro con l'edera di Muggia, che la stampa stigmatizzava, pur riconoscendo che anche la boxe era uno sport nobile. Ma ce ne sono tanti ed è bellissimo, per esempio, anche la parte economica, la parte di Capodistria che si risolleva grazie alle bonifiche delle paludi, e adesso ne parli lei, professore. Beh, le bonifiche delle paludi furono, come dire, una delle imprese economiche più importanti del ventennio in Istria. Oltre che le paludi nella zona di Capodistria, voglio ricordare la bonifica del lago di Cepice, di Arsia, diciamo, che diede poi luogo alla grande continuazione della zona a nord-est di Albona, che fu veramente un grande, grande lavoro dal punto di vista idraulico, ingegneristico. E parlando di quella zona lì, poi un altro episodio fondamentale da mettere in luce
è l'incidente della miniera di Arsia, un incidente che avvenne nel febbraio del 1940 e fu un incidente particolarmente doloroso e la più grande tragedia mineraria avvenuta sul suolo italiano. Ecco, questo va detto perché mentre da una parte è ben conosciuta la tragedia avvenuta in Belgio 40 di Messinel, qua invece l'incidente dell'Arsia nel 40 è meno conosciuto anche perché venne all'epoca messo sotto silenzio dal governo italiano, in quanto era un incidente che avrebbe potuto provocare, dare un'immagine di debolezza, no? Del nostro regime, quando si sta già combattendo sui vari fronti dell'Europa, l'Italia è ancora neutrale, non dimentichiamoci, ma è sicuramente era un momento molto delicato. L'incidente della miniera dell'Arsia avvenne, fu una tragedia, sicuramente per una leggerezza nei dispositivi di sicurezza che vennero allentati per aumentare la produzione in maniera esponenziale. In quell'anno la miniera era una delle principali fonti energetiche italiane. Il carbone dell'Arsia, dell'Istria, era predominante in quel momento nella nostra produzione industriale italiana. Morirono 185 persone, quindi un numero molto elevato di vittime, e tantissimi furono i feriti, e al punto che la produzione crollò in quei giorni, ovviamente. E anche qua c'è una testimonianza interessante di Giulio Cuzzi, che appunto sarebbe bello sentire almeno in parte. Bene. Grazie. Allora, la miniera aveva quasi raddoppiato la produzione di carbone. Dietro richiesta della Germania, erano stati trasferiti dal Sulcis all'Arsa alcuni centinaia di minatori sardi dopo averli militarizzati, come del resto erano militarizzati i minatori istriani. Al posto di due turni di produzione e uno di manutenzione e di controllo, venivano fatti tre turni di produzione. I tecnici della miniera chiedevano attrezzature elettriche di segnalazione in esecuzione antigritusosa, e mio padre ne aveva fatto richiesta attraverso l'ufficio acquisti, ma questo non arriveranno mai. La direzione di Roma dell'ACAI ritardava l'autorizzazione all'ordine, mentre a Carpano si sapeva attraverso i minatori sardi che le stesse attrezzature venivano inviate alla miniera del Sulcis. Chi protestava per questa situazione veniva subito trasferito in Sardegna. In questo contesto di alta tensione avvenne la tragedia mineraria del 28 febbraio 1940. Secondo quanto mi disse mio padre, nei magazzini di Carpano si udirono una serie di boati molto forti. Fu subito chiaro quello che era successo e furono immediatamente formate le squadre di salvataggio ed approntati i soccorsi ai quali partecipò anche mio padre. Anna Maria, sì. Posso condividere alcune immagini d'epoca proprio di quegli anni della miniera d'Arsia? Benissimo. Certo. Chiedi a Claudio se posso farlo, sì, lo che lui fare. Toglie. Sì. Proviamo. Tu allora adesso con le immagini, grazie. Tu riesci a vedere questo o no? No, adesso vedo solo te. Niente. Sì, finestra. Ok. Perché abbiamo presentato qua Gorizia, manca Lorenzo Buffon, no, sull'Asia. Ecco là. Potete vedere? Sì, adesso sì, vediamo. Aspetta, questo è il tolgo. Ok, questa è una foto d'epoca, esattamente. Tu continua a leggere. Io farò vedere delle foto d'epoca dell'Arsia, della miniera d'Arsia. Vai. Bene. Pure, grazie. Indubbiamente le centine cedevoli avrebbero evitato questi crolli, che hanno investito molti minatori, rendendo le operazioni di soccorso lente e difficoltose. Il punto preciso della prima esplosione non fu mai individuato. Si è trattato di una scintilla emessa da un apparecchio di segnalazione o da un cavo tranciato o anche da un urto tra due vagoni. Le vittime, come diceva il professor Umici, furono, il testimone dice 200, mentre in realtà sono state 185. 185, sì. Sì, le vittime, tra le quali una cinquantina di operai sardi. La notizia della tragedia si diffuse subito
tanto nel nuovo villaggio di Arsia quanto a Vines e negli altri borghi circostanti. Nella galleria d'imbocco a Carpano, mentre entravano le squadre di soccorso con le maschere antigas e con le attrezzature necessarie agli sgomberi, uscivano i sopravvissuti, molti dei quali feriti e soprattutto ustionati, perché le esplosioni avevano provocato logicamente incendi. Le mogli e i figli dei minatori piangevano ed emettevano grida che si udivano a distanza di oltre un chilometro. Uno spettacolo, secondo mio padre, terrificante, da non dimenticare. Ecco, le foto sono molto belle, molto interessanti, e dal punto di vista architettonico avete notato che il paese è classica architettura degli anni fascisti, anni 30, venne creato nel giro di un paio d'anni, molto velocemente, e negli anni 40-41 giunse ad ospitare circa 10.000 lavoratori, quindi un numero molto elevato si era portato a una zona così piccola. Quindi persone che venivano in buona parte da Sardegna, in quanto c'erano già le miniere del Sulcis, e anche dal Bellunese e dall'Emilia Romagna. Molti bellunesi anche morirono in quell'incidente del 40. Le foto sono molto molto interessanti, sono dell'epoca italiana. Ho faticato molto per trovarle, potete immaginare. Foto d'epoca. Sì, sì, sì. Questa ultima dovrebbe essere però fatta da Virgilio Giuricin, lo zio di Ezio Giuricin, e sono, penso, successive. Chi ha visto prima quella chiesa avrà notato la forma un po' strana di quella chiesa, è a forma di vagoncino e carbone ribaltato, ed è particolarmente interessante. Queste sono delle immagini del funerale. Sì. Siamo appunto, qua siamo inizio marzo del 1940. Attenzione che dopo questo incidente avvenne un episodio importantissimo, cioè l'Inghilterra pose blocco navale Italia dell'Italia proprio sul carbone per strangolare la nostra economia. E fu questa una delle pietre miliari fondamentali su cui poi il governo italiano decise poi di entrare nel secondo conflitto mondiale. Quindi l'incidente dell'Arsia fu sicuramente una piccola concausa di questo che poi avvenne successivamente nel giugno del 40. In questi ultimi anni finalmente l'incidente è stato, come dire, ricordato sia da parte italiana che da parte croata. Morirono anche moltissimi minatori sloveni e croati, va detto. Quindi una tragedia che colpì tutte le etnie dell'Istria. Moltissimi furono i croati del contado di Albona che morirono in quell'incidente. Comunque, volevo mettere l'accento adesso su una cosa. Io adesso abbiamo letto moltissime testimonianze di cose tragiche, no? La rivolta di Cattaro, le scuole chiuse, l'incidente dell'Arsia. Ma non dimentichiamoci che la storia di Renza Giulia e della Dalmazia chiaramente è costellata di episodi drammatici, ma ha visto anche moltissimi anni di convivenza pacifica e operosa tra le varie etnie. Una cosa che spesso non viene detta, il numero di matrimoni misti in Istria era elevatissimo. Le feste religiose, le feste, come dire, paesane, erano sempre vissute in maniera molto, molto amichevole da tutte le etnie che abitavano la nostra regione. Non dimentichiamoci poi che oltre alla componente italiana, slovena e croata c'è anche una forte componente di lingua tedesca, di lingua ungherese, c'erano anche i montenegrini vicino a Pola, però c'erano anche gli istro-romeni sul Monte Maggiore, quindi la realtà istriana era molto più composita e complessa di quello che di solito viene così schematizzato in poche parole, e anche vi furono dei lunghi periodi di pace. Questo appunto voglio rimarcare. Nel libro molte testimonianze sono molto più leggere, molto più tranquille, vorrei dire, rispetto a quelle che abbiamo letto noi, che forse abbiamo dato accento più alle cose drammatiche, no? Che fanno più colpo, più attenzione. E forse appunto alcuni testimoni andrebbero ascoltati anche con dei brani forse un po' più leggeri, come per esempio Alfonso Smoquina, giusto? Che è un vostro amico, mi sembra, no? Sì. Vorrei appunto concludere con una lettura di Alfonso Smoquina, anche perché lui è fiumano
Ecco, Fiume mancava adesso l'appello. Abbiamo parlato della Dalmazia, abbiamo parlato di Capodistria, abbiamo parlato di Parenzo, di Cattaro, di Spalato. Ecco, mancava Fiume. E allora sarebbe bello concludere il nostro incontro con un racconto che parla di Fiume. Alfonso Smoquina è un esule di Fiume che poi è andato ad abitare a Brescia. Parla di queste furlane. Ecco, allora, passato l'inverno, arrivavano in città donette vestite da capopiedi di nero, con una grossa cesta dietro la schiena, carica dei cucciari di legno, vaticani, tavolette per buttare la polenta, scagnetti, picarini e altre robe di legno e di vimini, oltre alle ciabatte di velluto nero con lastico per tenere le salde i pie e le suole de corde. Venivano dal Friuli e dalla Carnia per cercare di vendere quelle povere cose che avevano preparato durante i lunghi inverni intorno al fogolero. Il nero non era un costume locale, ma la conseguenza dei lutti per padri, mariti e figli morti durante la guerra 1914-18. I maschi ancora vivi erano in giro per il mondo, emigranti per bisogno, a fare gallerie, strade e ferrovie. Durante la seconda guerra, quella della mia generazione, non si fecero più vedere. Dovevano nuovamente sostituire gli uomini che a migliaia la patria aveva richiamato. Divisione Iulia, Ottavo Alpini, Battaglioni Cividale, Gemona, Tolmezzo, Valnatisone, Valfella, Valtagliamento, genieri e artiglieri di montagna, Fronte Greco, Montenegro, Bosnia e infine Russia. L'esodo ci ha portati a Brescia e dopo l'anno 1950 si ricominciarono a vedere le nostre furlane, vestite di nero recente a sostituire il vecchio. Saranno state più le scarpe al sole o quelle rientrate? Solita gerla e i poveri oggetti di sempre. Una vecchietta, ma forse non era vecchia di anni, veniva nel nostro quartiere e mia moglie la faceva entrare e le metteva davanti uno scodellone dei nostri, colmo di caffè latte e pane e marmellata dei susini. Non finiva di ringraziare. Alla seconda visita chiede a mia moglie: «Ma voi non siete bresciani?» Mia moglie risponde: «No, noi veniamo da Fiume». La donetta comincia a singhiozzare e si aggrappa a mia moglie. Calmatasi, riesce a spiegare che tanti anni prima veniva a Fiume con le altre paesane e che le persone erano tanto buone con loro e che le ospitavano anche in casa. Lei era ospite in Braida, ma altre dormivano in via Acquedotto, dove abitava mia moglie, ultima casa prima degli uffici dei servizi pubblici. Mia moglie le acquistava sempre qualche cucciaro, che poi le infilava nella gerla senza farsi accorgere. Poi non si vide più, sicuramente perché non riusciva a vendere neanche per un tocco de pan sudo. Ho scritto questo per ricordare ai vivi quanto bene hanno fatto le nostre nonne, madri e spose, senza accorgersi perché per loro erano gesti naturali. Qualcuno là in alto avrà fatto una preghiera per dire grazie. E io qui invece questa lettura l'ho fatta non solo perché Fiume, ma perché Alfonso Smoquina era il papà di una mia grande amica, di Lucilla Smoquina, che è mancata poco tempo fa. E lei certamente dal cielo ricorderà noi, ricorderà il suo papà. E il ricordo della nostra bella amicizia, l'ho scritto, e anche il ricordo dell'amicizia con i Ciaccoloni. E se i Ciaccoloni ascoltano, sanno di chi parlo. Ecco, Io invece questo episodio l'ho messo per due motivi. Il primo perché volevo far vedere come quelli che oggi sono dei confini politici, che sembrano, come dire, dividere le genti, una volta non esistevano o poco esistevano. Dal vicino Friuli venivano tantissime persone in Istria, e potrei citare tantissimi cognomi, ma voglio invece citare il fatto che alcuni toponimi istriani sono gli stessi del Friuli. Per esempio, pochi sanno che vicino a Buie d'Istria, c'è Buia in Friuli, esiste Collalto in Istria, come c'è Collalto vicino a Tarcento in Friuli. C'è Vergnacco in Istria, un paese, come c'è Vergnacco anche in Friuli.
poi c'è Dignano in Istria, come c'è Dignano anche di qua del confine. Quindi scambi di genti, di persone, che erano molto più fitti di quello che noi pensiamo oggi. Noi siamo oggi abituati al fatto che i confini politici sono quasi insormontabili, perlomeno prima dell'Europa Unita, perlomeno, e la burocrazia ostacola. Invece una volta la gente si spostava molto più facilmente, molto più comodamente, anche e soprattutto durante l'epoca austro-ungarica, nella quale i confini proprio non c'erano proprio. Quindi uno andava tranquillamente ad abitare al Trentino, andava in Romania, o nel Friuli andava in Croazia o viceversa. Quindi erano tempi nei quali l'osmosi tra la gente era molto più alta di quello che è oggi, forse, perlomeno in questa parte dell'Europa. E comunque è una storia che andava raccontata anche per far capire come i commerci erano talmente fitti, commerci anche di cose piccole magari, come in questo caso gli oggetti di artigianato, ma che servivano appunto a far conoscere le persone, a farle scambiare. E quindi, in definitiva, il libro parla di un'epoca che ormai è scomparsa, precedente al secondo conflitto mondiale. E vi sono moltissime sfumature, moltissime testimonianze, e sono molto contento che abbiamo potuto, come dire, leggerne alcune, per dare un po' un'idea di che cosa è quell'epoca, quel clima storico che ho cercato di, insieme con Tomiletta, di raccontare e descrivere meglio possibile. Grazie. Una domanda, ci è arrivata sì. Una domanda. Sì. Come si fa ad avere i suoi libri, professor? Per esempio. Allora, il libro, ce ne sono poche copie ancora in circolazione. Io ne ho alcune, quindi si può contattarmi o su email o su Messenger. Perché purtroppo, essendo un libro pubblicato nel 2008, buona parte di quelli che avevamo sono già stati distribuiti, ormai sono già stati dati via, ecco. Però io ho ancora alcune copie, ce l'ho ancora. Quindi allora benvenga chi vuole, mi contatti. Allora mi autorizza, posso dare la sua mail? Ah sì, certamente, certamente. Bene. Lo scopo nostro è sempre di divulgare queste cose il più possibile, quindi benvenga la distribuzione in tutti i modi. E merita veramente leggerlo questo libro, perché ci sono alcuni episodi, ma anche quello di Capodistria, purtroppo ho letto una piccola parte. Ma posso dire una cosa? È uno staccato di vita che mi ha commosso, insomma, è bellissimo, merita veramente, bisogna leggerlo questo libro. Invece, cara Maria Grazia, volevo chiedere a te come faccio ad avere il quarto volume, che io non ho, mentre gli altri tre li ho. Il quarto ce ne sono tante copie. Okay. Benissimo, allora ci daremo da fare. Ci sentiamo per questo, sì, certamente. Va bene, grazie. Professor Umi, ci vuole aggiungere qualcos'altro? No, da parte mia vi ringrazio per l'attenzione, per questa occasione di stare insieme, di parlare di argomenti che a me piacciono molto e sui quali ho passato tantissimo tempo, perché le testimonianze è bello, come dire, raccoglierle, ma spesso sono state frutto anche di grandi viaggi. Io quando presentavo i miei libri, specialmente quelli con la Mursia, Fratelli d'Italia e i Foibati, ho girato tutta l'Italia. E molto spesso alle presentazioni, ricordo Torino, Trento, Milano, Roma, venivano queste persone anche anziane, che mi dicevano: posso raccontarle la mia storia? Va bene, volentieri. E da questi incontri poi nascevano delle amicizie che sono andate avanti chiaramente per anni, e poi la testimonianza è stata un po' il saluto finale, no? La sintesi di un'amicizia che è andata avanti per anni. Ecco, voglio ricordare che lo scopo anche dell'associazione Mezzogiorno d'Almazia è quella di tramandare queste testimonianze, e purtroppo molti testimoni non ci sono più, ci hanno lasciato, però perlomeno il loro racconto, la loro scia è rimasta e possiamo raccontarla e rileggerla ancora. E questo, secondo me, è un aspetto che mi piace, il fatto di aver raccolto queste testimonianze e di lanciarle in avanti verso chi ha pazienza di cogliere il testimone e di leggere. Grazie. E sono veramente godibili. Io veramente... è bellissimo, ecco. Mi è piaciuto e ne sono entusiasta, veramente entusiasta. Allora, se abbiamo finito, Maria Grazia, tu vuoi aggiungere qualcosa? No, tutto a posto, grazie. Ho semplicemente condiviso. Allora, nulla. Grazie. Non so chi sia Manuela. Sì. Io la volevo salutare. Sì. Grazie. Grazie di questa bella presentazione, è stato tutto molto molto interessante. Grazie. Vorrei che questi libri fossero più diffusi, perché contengono
un messaggio molto importante che non deve essere dimenticato, cioè che questi paesi, questi popoli hanno vissuto anche dei periodi di pace, e allora se è stata possibile questa pace, perché non continuare su questa scia? Perché non c'è, c'è la scia? Comunque sì, stiamo sì, seminando un po' di pace, allora mettiamola così, cerchiamo di farlo. Allora, io ringrazio tutti, ma adesso c'è il compito, quello di lanciare la prossima conferenza, che sarà giovedì prossimo, 24 febbraio, sempre alle ore 18, il titolo, il tema, La Dalmazia in Europa, l'eredità storica e culturale dei dalmati italiani, un valore da non dimenticare. Relatore Marino Micic, parteciperà Toni Concina, presidente dell'Associazione Dalmati Italiani nel Mondo, ADIM, libero comune di Zara in esilio. Ringrazio tutti, ringrazio Matteo, ringrazio il professor Umici. Grazie a tutti. Maria Grazia, grazie di cuore per la bellissima condivisione, grazie Emanuela e il signore che vediamo che appare. Grazie a voi. Grazie buonasera a voi. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Grazie.